E ora parliamo di bullismo, un fenomeno possiamo dire antico, e l'associazione We Are Stronger ci parlerà insomma di come contrastare questo fenomeno e insomma di come prevenirlo. Ben trovata, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, dottoressa Spangaro, abbiamo detto che insomma, il bullismo è un fenomeno insomma, antico quanto l'uomo che si evolve e la vostra associazione insomma, utilizza anche dei percorsi innovativi per contrastare questo fenomeno. Sì, We Are Stronger è un'organizzazione di volontariato che è attiva sia in Italia che nel Regno Unito. Noi ci occupiamo appunto di tutti i fenomeni di bullismo e siamo molto attivi e molto presenti nelle scuole, in particolare nelle scuole elementari, siamo molto occupati con tante attività che coinvolgono i giovani, i ragazzi, e stiamo sempre di più espandendo la nostra attività e il nostro lavoro anche al mondo degli adulti, perché anche in ogni adulto chiaramente si nasconde un piccolo bambino ferito che è ancora lì, che sta cercando di guarire le proprie ferite. Come è appunto possibile intercettare queste ferite negli adulti e nei bambini? Grazie della domanda, perché è molto interessante. Direi che le relazioni sono proprio delle scelte di comportamento nel rapporto con se stessi e anche con gli altri. Perciò all'interno di queste relazioni, quindi della scelta di come ci si comporta nei vari contesti con le varie persone, si può proprio comprendere la manifestazione di atteggiamenti di violenza, di aggressività o semplicemente una manifestazione di rabbia inespressa, che sono proprio il sintomo di uno scollegamento interiore con la propria luce, con la propria scintilla divina. Ed è proprio questo scollegamento, questo cortocircuito con la propria luce interiore che manifesta queste ferite che probabilmente sono ancora molto radicate nel corpo fisico, ma anche in corpi energetici sottili, quindi mentale, psicologico, emotivo. Sì, la vostra associazione per appunto contrastare questo fenomeno pone in essere delle proposte di legami nuovi, relazioni nuove. In che cosa consistono? Principalmente noi agiamo nelle scuole al momento, nelle scuole elementari, attraverso delle attività sotto forma di gioco per sviluppare sia una nuova modalità di relazione attraverso la collaborazione che si fonda sui talenti e sulle capacità e caratteristiche uniche di, in questo caso, ogni bambino, e quindi esortiamo anche e insegniamo anche ai bambini a riconoscere sia dentro se stessi che negli altri le unicità e le proprie bellezze e anche quelle altrui, e la stessa cosa poi la espandiamo anche agli adulti, che spesso risentono di ciò che hanno, di questi scollegamenti che hanno vissuto da bambini, e quindi diventano sempre più insicuri, si colpevolizzano, si vergognano per tante cose e quindi riescono sempre meno a vedere le proprie capacità, i propri talenti e le proprie bellezze. Grazie a We Are Stronger per essere stato con noi, arrivederci, grazie.